Caffè e poi sistemiamo la nostra planifoglia. Sigla. Eccoci qua per il nostro esperimento con la pinguicola planifoglia. Quindi la posizioneremo dentro in questo vasetto con come base metteremo della spugna, poi perlite e come strato superficiale la sabbia di quarzo fine, quella per acquari. E vediamo i risultati invernali e poi primaverili. Ed ecco che molto velocemente abbiamo preparato il nostro substrato, il nostro substrato che dovrebbe essere in teoria immarcescibile e per cui non dovrebbe darci problemi di, appunto, di sostituzione di substrato. Proprio per questo motivo ho deciso di seguire queste indicazioni. Sono leggermente diverse da quelle proposte da Andrea, Andrea Amici, ma semplicemente perché ho un contenitore più piccolo e io i fiocchi di spugna da mettere sul fondo non riesco a trovarli. Perciò ho deciso di optare, ne avevo parlato anche con lui, per appunto la spugna, quella che si usa per i fiori recisi. Andiamo adesso a sistemare a dimora la piantina. E adesso sistemiamo la nostra planifoglia. Io la posizionerò abbastanza al centro, tanto è da sola. E adesso andiamo ad aggiungere l'acqua. Fino a che non la vedremo emergere in superficie. Eccola che arriva, eccola qua. Perfetto. Come vedete, l'acqua arriva a sommergere praticamente la pianta. E questa è la condizione ideale per la planifoglia. Grazie a tutti per avermi seguito. Ci vediamo al prossimo video. Non dimenticatevi di mettere mi piace e di seguirmi per rimanere aggiornati sulle altre novità.